Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie flash di Per Sempre News. Grecia in fiamme, roghi dolosi, come ha denunciato il sindaco, stanno devastando da ore Corfù, dove sono stati evacuati fino ad ora 17 villaggi e 2.500 persone. Sull'isola sono stati segnalati 64 nuovi focolai da ieri. Intanto si registrano ancora incendi anche sull'isola di Rodi. Il forte vento ostacola le operazioni di spegnimento da parte dei Canadair. Con il trascorrere delle ore si complica, resta difficile la situazione degli evacuati, nonostante la disponibilità degli isolani ad ospitare sia turisti che residenti. Spagna, il blocco di destra vince ma è senza maggioranza. Il Partito Popolare è la prima forza spagnola. Le elezioni hanno decretato una vittoria netta per il blocco di destra, ma senza una maggioranza assoluta. Feijóo, leader della destra, ha rivendicato il diritto di provare a fare il governo. Dall'altra parte, Sánchez canta vittoria e apre a un suo insediamento alla guida del governo. Intanto la procura spagnola ha chiesto l'attivazione da parte del giudice di un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Charles, eurodeputato ed ex presidente catalano, accusato di un tentativo secessionista nel 2017. Veniamo ora al maltempo, intenso soprattutto in Lombardia. Piogge forti e venti forti, raffiche di vento e pioggia intensa su Milano, dove il cielo si è oscurato improvvisamente in pochi secondi. Le intense piogge sono durate pochi minuti, ma nonostante ciò i vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate e sono intervenuti in particolare nell'hinterland della zona ovest per la caduta di alberi e per tetti scoperchiati. Si registrano in tutto 3 feriti. Una bomba d'acqua e vento ha colpito il Varesotto provocando diversi danni. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per piante cadute, allagamenti e tetti voltati via. Impegnati 50 vigili del fuoco con 12 automezzi. Per far fronte alle richieste è stato fatto rientrare anche il personale libero dal servizio. Le zone maggiormente colpite sono al confine con le province di Milano e di Como. Caldo rovente, dal 26 luglio temperature in ribasso in tutto il paese. Finalmente arrivano delle buone notizie sul fronte del caldo. Si avvicina infatti la fine dell'intensa e storica ondata di calore che da settimana non lascia respiro al centro-sud e sulle isole. Da mercoledì 26 luglio prossimo, come viene confermato dagli esperti, ci sarà la fine dell'ondata di caldo, con un calo sensibile finalmente anche al sud e sulle isole. Si stima che le temperature caleranno anche di 10-15 gradi rispetto ad inizio settimana al sud e tra la Sicilia e la Sardegna. Mercoledì qualche ultima punta elevata sarà possibile nel settore ionico di Calabria e Sicilia, con picchi oltre i 40. Atteso però un vento forte più secco di maestrale che contribuirà al calo delle temperature entro fine giornata. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi do appuntamento a domani alle 19 con Flash News sui canali di Per Sempre News. We'll be right back.